via stasera, tutti insieme, il cammino quaresimale. Sì, appunto, la Quaresima è concepita anche nella sua struttura liturgica come un passo dopo l'altro, con due temi, due obiettivi principali: quello di prepararci alla Pasqua della Resurrezione e quello di riconciliarci con Dio. E il primo tema, la Pasqua, noi siamo tentati di lasciarci segnare dall'Antico Testamento e farne una data del calendario. E la maniera ebraica, e si rischia di perdere l'occasione della tradizione cristiana per cui la Pasqua diventa la novità e va dunque preparata. È il luogo per eccellenza della grazia, è la massima festa dell'anno. L'altro tema della Quaresima è quello della riconciliazione. Mi piace molto questo tema per il suo contenuto alto, in cui Dio invia non noi preti, vescovi, tutta la compagnia, ma ci ha scombattezzato ad essere ambasciatore di Dio. Bisogna ricreare la cultura cristiana? Forse sì. Soprattutto bisogna farlo nelle famiglie, ma anche negli ambienti educativi. Come ragionano i cristiani? È la Quaresima il tempo dell'identità. La tradizione, la veneranda tradizione che risale ai santi padri, mi piace ricordarne due se qualcuno avesse tempo e voglia, Agostino per la Chiesa latina e Giovanni Crisostomo per la Chiesa orientale, ti danno il metodo. Come si fa a ottenere questo risultato? Sono tre i metodi, gli strumenti che ci sono dati. La compassione fattiva verso chi è nel bisogno, Dio ci liberi dalle chiacchiere che non servono. Se uno ha bisogno, se uno ha fame, bisogna dargli a mangiare, non la benedizione. Cerchiamo di essere chiari. Non lo dico io, lo dice Agostino. C'è una ricerca, proviamo, non so se sono le parole del nostro tempo o comunque comprensibili, no alla spettacolarizzazione della Chiesa del nostro tempo, che dà eccessiva rilevanza alla dimensione mediatica. Ogni evento che fa si gonfia sempre. Bisogna ritrovare la Quaresima, il tempo dell'equilibrio. Due versetti del Vangelo, entrambi di Matteo, ci dicono che la vostra luce risplenda davanti agli uomini perché vedano le opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ma d'altra parte dice anche: gli ipocriti, non fate come gli ipocriti che nelle sinagoghe si mettono in vista e nelle strade cercano di essere diverse dagli altri. La grande
forza della Quaresima è la preghiera. È un tempo propizio per la preghiera. Anche qui i padri ci insegnano alla scuola del Vangelo. Il Signore non ci chiede di moltiplicare le parole. Se ti credi di pregare tanto perché hai fatto un mare di parole, una è quella la strada. Come si fa a pregare? Direi che dobbiamo chiedercelo e metterlo in pratica. La nostra Chiesa diocesana propone l'antico metodo di pregare a partire dalla parola di Dio. Un piccolo brano, basta anche un versetto, leggilo e cerca di capire che cosa vuol dire, facile. Cosa dice attraverso quella parola Dio a te? Cos'è che gli rispondi? Ecco la preghiera. Fai che la tua vita, giorno per giorno, assomigli a quella risposta che hai provato a dargli. Poi, l'altra raccomandazione di questa pagina mirabile del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato stasera è il dominio di sé, che è, con parola antica e precisa, è l'ascetica. Tu sei capace di evitare di metterti in condizioni che inducono al peccato? Sei capace di dominare te stesso? Ma soprattutto non è solo la caccia ai peccati di ira, di violenza e tutto il seguito che vuoi, ma dare ordine alla propria vita interiore. Questa è la funzione della Quaresima, cioè allenarsi a resistere a ciò che non giova al nostro rapporto con Dio. Ti par poco, si diventa nuovi per la Pasqua se vai per questa strada, che porta come conseguenza, questa è molto cara alla tradizione francescana, contemplare Dio. Una foresta splendida, un sorgere del sole o il suo tramonto, i nostri bellissimi panorami. Contemplare Dio che è misericordioso e pietoso e ci viene incontro. Se ti riesce a percepire giorno per giorno che Dio ci viene incontro, Dio è la medicina delle nostre sofferenze. Ti va di recuperare confidenza con Dio? E i santi padri dicono: non passi neppure un solo giorno senza che ti ricordi di Lui. Così la Quaresima diventa la fonte della vita interiore. Sant'Ignazio di Loyola dice: a puntare più sulle tue qualità, vedere se crescono, piuttosto che sui difetti, che sono
sanati dalla grazia del Signore e dal tuo impegno di riannodare un rapporto vero e bello con Dio. Vicario, tocca a te, vieni qua. Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre.